Salve, sono Talento Sprecato e sono in compagnia di Roberto Cavalli. Ecco, e te, ecco, a me, di me dici il mio nome, e invece il tuo non lo Non dici, lo dico, usi. ok, poi le Vabbè, spiegherò andiamo, anche perché. anch'io, io sono invece un talento, non sono sprecato, oserei dire, sono un talento, oserei dire pubblico, sì, va bene, Ah, e ok, vorrei lei ha. rendere pubblici anche tutti i miei pensieri, i miei sogni. Ecco perché ho creato questo Twitter. Questo Uniti, account di Twitter. uniti, come si dice? Underscore. Underscore Italia. Proprio perché così, effettivamente è stato in una serata, in una sera che ero, non mi ricordo, avevo visto la televisione, qualcosa di particolarmente triste, perché mi rattristisce vedere un'Italia come oggi, vedere le persone che urlano, vedere le persone che si dedicano, vedere aver subito, non voglio dire il nome, una persona per tanti anni, una persona che effettivamente ha fatto solo i propri interessi. Poi l'ho scritto, mi sembra, su Twitter qualcosa che effettivamente ora c'è tutto questo problema dell'euro. Un euro che avrebbe dovuto portare tanti vantaggi al mondo. Cioè io credo che oggi ognuno di noi subisce senza fare niente, ma anche, siamo un po' tutti ignoranti, perché nessuno ci ha mai spiegato perché, esattamente perché siamo arrivati a questa situazione, perché l'Italia continua a essere l'ultima della classe. O la terz'ultima, se poi vogliamo metterci anche Grecia e Spagna. Ecco, tutte queste cose effettivamente la persona che ci ha gestito fino ad oggi a un certo punto si è ritirato, va bene, fate voi, io non faccio, ha rifatto sentire la sua voce solo al momento in cui si parla di presidenzialismo. Beh, insomma, sono un po' nauseato di tutto, ecco, io vedi sto passando di palo in frasca nei miei discorsi, proprio perché il mio non è un partito, il mio non è un far sentire la mia voce, il mio è un desiderio di avere tante persone intorno a me che mi stimano e che mi considerano una persona intelligente che un giorno potrei parlare per loro. E far sentire i loro desideri. Quindi lei si offre come raccoglitore di Ma sogni? certamente, ricattatore di sogni, bello, bello, forse proprio sì, perché effettivamente l'Italia che sogno io è un'Italia che deve essere costruita in molto tempo, Potrebbe creare un forse laboratorio. in molto tempo. Voi siete giovani, io non sono più giovanissimo. Voi avete tempo di poter, avrete il tempo di poter effettivamente vedere i risultati di un qualcosa che con dolcezza, senza urlare, si può costruire in un paese fantastico come l'Italia. Io anche un'altra cosa vi posso dire, io giro il mondo da tantissimi anni. Una volta ero molto più fiero di essere italiano di quello che sono oggi, anzi, quando uno mi chiedeva Where are you from? Oh my God, mi strofinavo le unghie, I'm Italian, ero veramente fiero. Oggi qualche volta non so, sì, sono italiano, dico, vabbè, come, italiano, bunga bunga, Berlusconi, è qui, e là, cazzo! Non lo so cosa, ma non è questo che la ragione per la quale ho fatto questa cosa qui in Twitter. È una serie di tante piccole gocce che veramente tutte insieme mi hanno nauseato, e siccome effettivamente ci ho avuto un fatto nella mia vita che mi ha tenuto in vita. E qualche volta appunto penso, se sono in vita,
è perché Dio forse desidera qualcosa da me, però ritorno a dire, parlo e parlerò spesso di Dio, però voglio che tutti sappiano che io sono contro ogni forma di religione, perché la religione è politica e io sono contro la politica, però credo fortemente in Dio. Questo ci tengo che ognuno lo sappia. Dio, il mio Dio, che è il tuo Dio, che è il nostro Dio, esiste. E forse ci sta, è Lui che ci gestisce. Questo non lo so e non me lo domando nemmeno, non me ne frega niente sapere se è Lui. Perché amo la natura, amo gli animali, amo tutto ciò che vedo intorno a me, allora per forza questa perfezione, la perfezione, c'è tanta perfezione, l'unica cosa non perfetta siamo noi, gli uomini, siamo così imperfetti, siamo veramente, questo effettivamente è l'unica cosa che spesso dico, oh Dio, ma perché ci fa? Quante ragioni ci sarà? Ecco, io infatti mi chiedo spesso perché in ogni uomo, in ognuno di noi c'è tanta imperfezione, ecco, è proprio perché, io lo dico perché il mio enorme amore per la natura è... Bene, credo che effettivamente allora, avete già detto tanto, niente, se volete credere, credete in me, nella mia spontaneità, nella mia educazione, ancora parlo di educazione, nella mia educazione, nel mio sorriso, perché bisogna sorridere, bisogna mettere sempre in moto il suo sorriso, perché il sorriso ti aiuta a essere positivo, ti aiuta a tenere lontano ogni forma di egoismo, di tutto ciò che effettivamente a volte ti può... E niente. Se noi l'ascoltiamo... Allora, se mi volete bene, se pensate che effettivamente possa essere una persona che... seguitemi, parlate di me ai vostri amici il giorno che su questo tweet, su questo, non so come si chiama, Uniti. Saremo tanti, e vuol dire che quando ci sarà un'elezione, o per carità, brutta questa parola, elezioni, politica, però effettivamente qualcuno si accorgerà che siamo tanti e forse ci chiederà a noi come vogliamo in quel momento inserirci. Molto probabilmente non mi voglio inserire con nessuno, vorrò che effettivamente tutti insieme decideremo sempre il da fare. Se siamo pochi sarà poco da decidere, se saremo in tanti sarà bello decidere, se saremo in tantissimi la nostra forza aumenta. E naturalmente, ecco, questo è il mio sogno, però non avremo i programmi, li facciamo via via, cerchiamo di vivere la giornata in questo momento, perché in questo momento effettivamente vedi lei ha tipo un'intuizione, come quando... Sì, incredibile. Ha voglia, ecco, di fare... Nessuno mi conosce. Ecco, la mia intuizione è incredibile, questo ve lo posso dire. Io infatti non posso parlare di me stesso, dovrebbero essere gli altri a parlare di me. Come sono, cosa sono... Cioè lei nel momento in cui... Io ho cinque figli, per esempio. Cinque figli. Ecco, per dire, il mio grande amore sono i miei figli, la mia famiglia. Non ho tantissimi amici perché mi apro non facilmente, oppure da buon toscano, questo era un difetto dei toscani, abbasso quel ponte lavoro, il ponte levatoio mentale, lo abbasso non facilmente. Poi quando effettivamente l'ho abbassato, per me l'amicizia è una grande forma di amore, una grandissima forma di amore. E quindi lei con Italia Uniti Italia
vuole lanciare un qualche non appello? Non so perché ho messo questo nome, che poi non mi piace neanche, perché non avrei voluto mai neanche usare Italia. Non so perché lo fa. Diciamo che è stata un'intuizione, perché dicevo la sua, e ha voluto di getto creare questo account. No, uniti, perché effettivamente io credo che effettivamente avrei avuto, forse giusto uniti, l'unione fa la forza. Oppure anche rifacciamo, che bella. Unione fa la forza, cioè effettivamente io vorrò parlare e dire qualcosa di più concreto. Vuole utilizzare quale mezzo? Quando saremo tantissimi. Quando saremo tanti, tantissimi, non so, però se io fra un po' di tempo vedo che saremo sempre un po' gli stessi, chiederò scusa a tutti quelli che forse speravano qualcosa di me e gli dirò, guardate che... Lei è meraviglioso. Si farà una cena tutti insieme. Lei ha molta fiducia in noi, no? Perché lei dice, chi certo, crede in me? Io voglio imparare da ognuno di voi, perché certi giovani, io dei giovani voglio imparare, perché non credo che nessuna persona non giovane segua e mi scriva sul mio Twitter. Io voglio imparare tanto da voi, io voglio essere, ecco, posso usare un nome come sì. Io voglio essere il vostro saggio, io voglio essere il vostro saggio, quello che, non so, si rende conto, chiedetemi che... e io cercherò di rispondervi, cercherò di aiutarvi, proprio avrò una parola per tutti come ce l'ho per tutti. Non approfittate della mia bontà chiedendomi lavoro, chiedendomi soldi, perché mi caschereste subito, da come no. Io non ho mai chiesto niente a nessuno e non lo voglio da nessuno, voglio solo affetto, voglio solo stima, voglio solo così, stima, basta. Ok, ragazzi, basta, ho usato il DV. La prossima volta devo fare un'obiezione, se posso, perché... anche due. Allora, chi l'ascolta dirà che non ha capito esattamente cos'è che sta cercando di lanciare lei, perché... Nulla, niente, non sto lanciando niente, allora... sto lanciando un sasso, ecco, okay. sto dicendo io ci sasso, sono, se volete, sasso, brava, se volete contattatemi, ok, perché posso aiutarvi perché a guardare la realtà. Posso, con la mia esperienza di vita e di tutto, posso andare molto più lontano di quello che fareste o direste voi. Mi considero intelligente, anche se i miei discorsi in questo momento appaiono molto puerili. Come io credo che la sua sia appunto una sorta di intuizione o di... esattamente come magari non ho una laurea, non ho una laurea, ho studiato pochissimo. E però parlo, però ha un grande cuore, è un creativo, è uno che si è fatto tutto da solo, non ho mai chiesto niente a nessuno. Ecco, questa è la mia forza. Io oggi invece è la prima volta che chiedo qualcosa a qualcuno, chiedo a tutti voi di essermi vicino, perché da solo non potrei arrivare e non potrei esaudire i miei desideri, i miei sogni. Forse se effettivamente con voi ho più facilità di esaudire i miei sogni di un'Italia così che vorrei che fosse meravigliosa come meravigliosa di pensiero, di dolcezza, di purezza, di educazione, come lo è, come realmente lo è. Vorrei che il sole fosse nel cuore di tutti gli italiani. Vedi, sono frasi di Gesù Cristo, il più grande filosofo che effettivamente è esistito al mondo. Vedete, dico filosofo, non dico figlio di Dio, per carità. E quindi Roberto Cavalli, noi ci congediamo, se vuole, altrimenti certo, le faccio perché... Vabbè, facciamo una cosa, chi avesse delle domande da farle in merito, Twitter, la contatti su Twitter, ok? E poi comunque ci risentiremo magari per spiegare gli sviluppi Vai. Di quest'idea, ok? Grazie. Vai, avanti,